settore della moda contribuisce tantissimo al successo del Made in Italy, perché è un settore, direi, unico e molto ambito nel mondo. Ogni capsule, ogni azienda che prepara e pensa un prodotto per il mercato russo lo pensa con determinati connotati, cioè adeguando, non so, nel nostro caso dell'abbinamento, adeguando degli scolli, adeguando dei materiali, e quindi non muta, non cambiano tutte le collezioni, ma cambiano solo in parte per poter accedere a questo mercato di importanza mondiale. Io penso che queste espressioni siano espressioni molto fatue e del momento. Io penso che sia indispensabile mettere dentro anche della sostanza, della consistenza, e quindi dare anche un nome al prodotto diverso, cioè artigianale, di qualità, attuale. Io vorrei raccontare che c'è differenza da un prodotto standard a un prodotto di qualità, che bisogna essere sempre molto, molto attuali, molto informati, che cosa occorre all'estero, che cosa noi dobbiamo preparare per poter vendere di più. Sicuramente acquistare un marchio, acquistare una firma, soprattutto certe donne, serve per avere una sicurezza diversa, per porsi in un mondo esterno con uno status symbol. Infatti certi marchi che propongono anche look molto particolari vengono acquistati perché sono riconoscibili, perché se una donna si reca a un party o in una situazione importante viene riconosciuta come una donna che ha speso, come una donna che è attuale, come una donna che ha acquistato un capo della collezione odierna. Acquistare un marchio ancora, soprattutto almeno per le donne italiane, è molto importante. Io vado ai grandi magazzini per due motivi: primo, perché li trovo veramente attuali, e secondo, perché fanno degli orari che io, lavorando molto, mi consentono di poter accedere a questi negozi. Poi acquisto capi prevalentemente per i miei figli, sono capi molto dinamici, sono capi che creano dei look anche divertenti, e si possono trovare tante situazioni di look con un prezzo veramente irrisorio, e facendo dei begli abbinamenti, abbinandole anche a capi più importanti, si riesce a ottenere un look estremamente simpatico. Il passaggio generazionale è molto complicato nelle aziende, nelle famiglie, e quindi molte aziende non riescono a superare il momento. Io lavoro in azienda, ci sono due figli miei, ed è veramente, mi sono analizzata tante volte, ho pensato che i genitori di solito vorrebbero i figli, appena iniziano a lavorare, che sapessero fare tutto. Non hanno la pazienza che abbiamo con altri nostri collaboratori. Vorremmo i figli capacissimi, e i figli non hanno l'umiltà di lavorare nei vari passaggi, dal lavoro umile per poi diventare grandi, per poi diventare capaci. Questo credo che sia la cosa più importante. Ecco, i genitori sono irascibili, i figli pure, e qui nasce lo scontro. La moda italiana è sicuramente unica nel mondo. Prevalentemente sartoriale, molto curata, ed è, a mio parere, lo status italiano.